Caro Presidente Rocca, caro Presidente Boccia, caro Presidente Maroni, autorità tutte, signore e signori, il mio saluto a tutti voi come protagonisti di un'azione che, partendo da Milano, può sostenere un miglioramento delle condizioni economiche e sociali del nostro Paese. Questa comune volontà si basa su un principio molto semplice e molto ambrosiano, per cui tutti, a cominciare da Milano, devono fare la propria parte. E credo che sia anche questa un'occasione per fare chiarezza su alcuni punti. E riaffrontiamo un attimo la questione del patto per Milano. Ora, la decisione di lanciare questo progetto nasce da una considerazione condivisa con Roma, in primis con il Presidente del Consiglio. Milano oggi è realisticamente la punta avanzata del Paese e lo affermiamo ovviamente senza nessuna volontà di autocelebrazione, ma anzi con la disponibilità ad essere una risorsa al servizio del rilancio e dell'internazionalizzazione dell'Italia. Negli anni recenti il Comune di Milano ha lavorato duramente per rendere Milano quella che oggi è e Expo ha fatto la sua parte. E Milano oggi vive una stagione positiva e la città tutta è fortemente motivata a consolidare questa situazione, nella consapevolezza che ovviamente non è un risultato piovuto dal cielo e che si tratta soprattutto di continuare ancora a lavorare duramente. Fatemi fare alcuni esempi di quello che abbiamo ottenuto ad oggi e che per l'appunto vogliamo consolidare. Per il terzo anno consecutivo Milano supera Roma per il numero di visitatori, lo si legge nel Global Destination Cities Index pubblicato da Mastercard. A Milano, posizionata al 14° posto nella classifica mondiale, nel 2016 si aspettano 7,6 milioni di visitatori. Nei giorni scorsi, secondo esempio, abbiamo letto che 110.000 giovani fuggono all'estero ogni anno. Bene? Bene, male, ma era un'interlocuzione. Milano è in controtendenza. Il rapporto CRESME 2016 dice che a Milano nell'ultimo anno sono venuti a stare 46.000 giovani e sono venuti per studiare nelle nostre 7 università, perché qui si trova più facilmente lavoro, senza negare il fatto che il tema dell'occupazione è un tema ancora a Milano, e per la nostra qualità della vita. E credo che se ci fossimo noi permessi di parlare di qualità della vita a Milano alcuni anni fa, le ironie si sarebbero sprecate, ma oggi c'è qualità della vita a Milano. Terzo esempio, abbiamo quasi 25.000 studenti esteri che da 5 continenti studiano a Milano, quindi circa l'11% del totale dei nostri studenti. Di questi, 3 su 4 da paesi extraeuropei. Quindi non esattamente una fuga di cervelli, ma la capacità di essere attrattivi. E poi, lo potranno dire meglio di me il Presidente Rocca, ovviamente il numero di imprese multinazionali ospitate, il numero di brevetti, e così e si va avanti. Dobbiamo giocarci la sfida della Brexit, stiamo creando il grande progetto del Human Technopole. Ecco, però, da questo punto di vista, vi segnalo e mi segnalano che, sempre per rimanere al fatto che dobbiamo porre molta attenzione dai nostri contatti internazionali, le notizie che altri paesi, e in primis la Spagna, stanno facendo una robusta offensiva per godere dei benefici della Brexit, ci fa dire che ogni giorno perso oggi sarà un giorno da recuperare. Ora, tornando al patto per Milano, il patto non è qualcosa scritto tanto per suggellare il rapporto tra un governo, tra il governo e una città amica, è qualcosa che ha molti contenuti. Posso già annunciare oggi due passi avanti. Il primo è che arrivano i primi fondi veri per Milano, 110 milioni per la mobilità, le periferie e il welfare. La delibera di stanziamento ha completato l'iter in conferenza Stato-Regioni e al CIPE, entro a fine ottobre avremo questi fondi. E il secondo è che la Fondazione Italia Sociale per il Terzo Settore sarà assegnata a Milano ed è un passaggio molto molto importante. Ora chiudo, credo che mi sono già
dilungato molto, ma concludo con un invito a tutti voi, e cioè l'invito è: partecipate attivamente a questo grande sforzo. Il progetto Milano ovviamente non può riuscire senza di voi. Vi chiedo di aumentare il ritmo, di investire il più possibile all'interno delle vostre imprese in innovazione, in internazionalizzazione, in ricerca e sviluppo, ma vi dico con altrettanta chiarezza che l'amministrazione comunale a Milano, l'amministrazione di questa città c'è nella comprensione di quelli che sono i vostri problemi, nella volontà, nella voglia, oserei dire, di essere vicini e nella grande volontà di dimostrare che a Milano, giorno per giorno, noi aiuteremo il nostro paese a costruire un futuro migliore. Grazie.